Signori, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, è un video speciale, insomma, a tema YouTuber League, in cui riviviamo i gol più belli del girone di ritorno. Però, perché quelli più belli del girone d'andata li abbiamo già visti qualche mese fa, vi lascio il video qui sopra nelle schede. Prima di partire, ovviamente, vi ricordo di supportare questo video e il canale, quindi lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanellina. Tra una settimana esatta saremo nel bel mezzo, per gli amici di Roma, della YouTuber Summer Cup. Staremo facendo l'evento che, come avete letto su Instagram, si terrà dal 14 al 16 luglio a Roma, al centro sportivo Ciriaci. Ovviamente, se venite alla YouTuber Summer Cup, portate l'album della YouTuber League, ma soprattutto le figurine, che così scambiamo i doppioni. Vi ricordo che potete trovarle su www.youtuberleague.it. Ma torniamo a noi, i gol che vedrete in questo video, ovviamente volevo un attimo deresponsabilizzarmi perché sennò qui è finita, io li ho messi in ordine cronologico, quindi dal primo a gennaio all'ultimo a giugno, e sarete voi qui sotto nei commenti a fare la vostra classifica. Quindi, signori, io me ne lavo le mani, mi raccomando, siate... Ma prima dei gol, volevo parlarvi di Call of Dragons, un gioco dove antiche e potenti bestie, note come Behemoths, sono emerse per minacciare la nostra patria. Tutto si basa sulla sopravvivenza, anche perché, diciamocelo, questi Behemoths non scherzano, però ovviamente abbiamo modo di combatterli. Come? Il gioco di squadra, che è fondamentale, esattamente come nel calcio. Avrete delle alleanze che vi saranno utili per combattere 8 tipi diversi di Behemoths, ma non si tratta solo di sconfiggere i Behemoths. Avrete bisogno di un insieme diversificato di unità ed eroi da schierare sul campo di battaglia, di base come quello che facciamo nelle partite di calcio. Quindi dovete organizzare bene i vostri ragazzi, costruire solide linee difensive, dalla fanteria da mischia alle cariche di cavalleria, arcieri e unità magiche. Ogni ruolo è fondamentale. E la cosa pazzesca è che, una volta sconfitti questi Behemoths, diventeranno vostri alleati. Cioè, immaginate di avere delle creature colossali che combatteranno al vostro fianco. Insomma, diventerete dei domatori di bestie. Unite le forze con altri giocatori, costruite fortezze e combattete per risorse preziose. In questo modo potrete mostrare il dominio nelle battaglie di squadra e partecipare alla guerra epica GVG. Questa è l'esperienza RTS definitiva, dove le vostre decisioni tattiche determineranno la vittoria. Quindi, se vi sentite pronti a intraprendere questo straordinario viaggio, unitevi a me e ai milioni di altri giocatori che giocano a Call of Dragons. Scaricate il gioco gratuitamente dal link in descrizione e conquistiamo insieme il regno. Ah, ricordatevi che è in corso ora l'evento Dragon Challenge, dove potete combattere fianco a fianco e competere per fantastici premi in denaro e in game. Quindi vi suggerisco di non perdere questa incredibile opportunità. Ma adesso torniamo alla YouTuber League e godiamoci i gol. Come detto, andiamo in ordine cronologico e partiamo da metà gennaio, dalla prima partita del girone di ritorno. È Roma-Napoli, gara molto combattuta, con il Napoli che va avanti 2-0, la Roma che rimonta, poi tante occasioni da una parte e dall'altra nella ripresa, ma l'uomo che fa la differenza è Simone Crispo, che ha già segnato 2 gol in quella partita, quindi è in fiducia. Sta portando avanti il Napoli, in questo momento la partita è sul 4-2. Io ho questo flash di Reid che cerca di recuperare questo pallone che il Napoli ha appena messo fuori, e in qualsiasi situazione normale ce la farebbe. Peccato che l'avversario in questione è Simone Crispo, che non solo è bravo ad anticipare la giocata di Reid, ma poi fa qualcosa che lascia senza parole noi e il telecronista Giorgio Basile, che ancora si chiede: ma chi è questo? Che vuole riaprire questo match. Pallone dentro, mette con il petto, poi Reid anticipato da Crispo, altro contropiede, ci prova da centrocampo! Ma chi è questo? Simone Crispo segna in tutti i modi, anche da centrocampo, 5-2! Affrontare situazioni con leggerezza in un derby non è mai facile, soprattutto se sei all'esordio, giochi per una squadra che di derby ne ha persi e ne ha persi tanti, e hai tutta la voglia di dimostrare di potertela prendere sulle spalle quella squadra. Sei avanti 2-1, manca poco alla fine, ti sei reso protagonista per aver fatto anche innervosire qualche avversario, e adesso tocca a te. Adesso tutti devono capire quali sono le tue capacità. Il boss solo, e allora... in verticale per Rapolla, Mancino! Mamma mia, che gol! 3-1 per la Roma! Gol fantastico! La messa all'incrocio, era libero di colpire. 3 passaggi sono andati in porta.
A proposito di esordi, qualche settimana dopo si è giocata Juventus-Milan, partita importantissima, partita soprattutto a stagione inoltrata, cioè di cose folli in tutto l'anno con la Youtuber League ne abbiamo viste, tranne una, il gol di un portiere. E che gol, signori! Io ricordo, ero in telecronaca, vedevo che portava palla e ho detto, vabbè, ora si ferma, e invece no, 1-2 e poi calcio in porta. Chapeau. Parte opposta Berlini, occhio che si lancia anche Ragnar, servito, Ragnar, 2-2, cosa abbiamo visto? Un esordio da favola, l'ha fatto il portiere, ha pareggiato il Milan. Ricordo questa partita come una battaglia assoluta. Chi vinceva in finale, Inter o Juventus? Nel primo tempo l'equilibrio è praticamente totale, almeno inizialmente. Passano i nerazzurri, ribaltano i bianconeri e allora lì serve il genio, serve il carisma, serve la qualità del capitano, che ha un marchio di fabbrica, il destro a giro, in telecronaca. Già sapevo come sarebbe andato a finire. Italo è solo, deve stare attento, è attentissimo. Poi forse esagera ma non la perde. Gnabry, zona tiro, calcia! Col destro a giro, 2-2. Ma che partita è? Che partita è? La ripresa ancora l'Inter. Stessa partita, altro giocatore. E che giocatore? Ora, voi sapete quanto mi fomento quando devo gridare Campolunghi. Mi viene proprio automatico, esce benissimo. Poi, per quella partita si era fatto biondo. In settimana mi aveva detto devo segnare per forza. Siamo 3-2, manca poco alla fine del primo tempo e non ha ancora segnato. Poi gli capita un pallone e io penso non può calciare da qui. C'è Pippe Casolo, gliela dà. No, sente la porta, perché sa come si fa. Interamente su Nico, riparte la Juve, avanti 3-2, rimonta e controrimonta, bellissima partita. Campolunghi, ti pega e solo, Campolunghi vuole la porta, perché sente la porta, perché lo sa fare, perché è arrivato Erling Braut Campolunghi, 4-2 Juventus. Vi svelo un piccolo segreto, un telecronista, mentre fa il suo lavoro, non fa il tifo per una o per l'altra squadra, ma per lo spettacolo. E nella stessa partita, Inter-Juventus, nel momento in cui la Juve sembra aver preso il largo in modo definitivo, siamo 5-2, io spero soltanto una cosa, che ci possa essere ancora partita. E se poi, il mio caro Gunter, che per tutta la stagione ha fatto un gol più bello dell'altro, si inventa un missile così, mi diverto, godo, mi fomento e mi preparo a un finale pazzesco. E ricomincia da Gnabry, sterza, lascia lì, dove c'è Gunter, che prova a coordinarsi, stavolta sul sinistro, poi gol destro! E chi se non lui per dire che l'Inter è ancora in partita, -2. Con la Youtuber League ero stato a Napoli soltanto una volta e non era andata troppo bene, non me l'ero neanche troppo goduta, ma perché banalmente ero andato lì a giocare da avversario. Quindi Napoli-Lazio per me era la partita del divertimento più totale, ho pensato ci sarà un clima clamoroso, la Juve si è già qualificata in finale, è la partita in cui tutti aspettano il Napoli, in cui tutti tifano il Napoli che si è laureato da poco campione d'Italia, eppure, perché il calcio è questa roba qua, in vantaggio ci va la Lazio, con uno dei gol più belli di uno dei centrocampisti più forti della Youtuber League. Occhio al calcio d'angolo battuto, respinto, Lorenzo Roma forte in porta! La Lazio in vantaggio col gol ancora come all'andata di Lorenzo Roma! Damiano, Iaio, Lollo, è vostro, ve lo meritate! Avete presente quello che vi dicevo prima? Ecco, facciamo copia e incolla, ma moltiplichiamolo per 10. È Napoli-Juve, è la partita dell'anno per la Youtuber League. Siamo a Scampia, davanti a 3.000 persone, tutti aspettano Crispo e Campolunghi. Ma il giocatore che quella sera ha deciso come sarebbe andata a finire la partita si chiama Andrea Fratino, è l'MVP di questa Youtuber League. E questo gol mi sa che ci fa capire perché. Campolunghi, dentro dove c'è Fratino che lascia rimbalzare il pallone per andare sul destro. Arriva anche Di Pega a sostegno, Fratino destro-sinistro e ciao a Baffo. Forte! Fratino ha fatto una roba incredibile! Ha fatto un gol bellissimo! Una giocata da 10! Una giocata da Andrea Fratino che porta la Juve a +2! 3-1! 3-1!
Ridurre la straordinaria stagione della Juve solo a Fratino e Campolunghi sarebbe un grave errore. Intanto perché la forza dei bianconeri è stata il gruppo, ma poi alcuni interpreti fondamentali, come Fene, che ha preso di tutto, e come il Pippega, meno appariscente magari in alcuni highlights, ma fondamentale per la sua squadra, segnato in ogni partita, anche in quelle più importanti, come quella di Scampia contro il Napoli. Gol così. Battuto sul secondo palo, dove c'è Pippega che fa 4-1, la Juve cala il poker, ancora Pippega in una finale dopo la doppietta di Roma contro la Lazio, porta la Juve a più 3. Siamo arrivati a presentare l'ultimo gol del video, forse già avete intuito di che cosa si parla. Di certo l'uomo che non ti aspetti. La magia di questo gol non è tanto racchiusa nel fatto che si parla di un ex, quanto nell'intervista che poi gli ho fatto a fine primo tempo, perché quando tu vedi un gol del genere ti chiedi come avrà fatto. E quando è lui in primis a risponderti Che culo regà, tu capisci che il calcio è una magia assoluta che può regalare perle come quella di Giannop in finalissima contro la sua ex Juventus. Lorenzo Roma, zona buona, apertura, Giannop sul destro, Giannop, il gol dell'ex, è un capolavoro, 1-1. Quindi, signori, questi erano tutti i gol messi in ordine cronologico, provo a raccontarvi un po' anche quello che non avete visto, no, di questi gol, le mie sensazioni, quello che c'era dietro. Raccontatemi ovviamente nei commenti, come vi dicevo all'inizio del video, la vostra classifica, quindi dal decimo posto al primo, perché sono 10, è incredibile, li abbiamo anche contati appositamente. In ogni caso, noi ci vediamo alla YouTuber Summer Cup 14, 15 e 16 luglio, in settimana ovviamente escono anche altri video, tra cui i sorteggi dei gironi della Summer Cup, e a settembre vi ricordo che torna la YouTuber League e torniamo a divertirci in tutta Italia. Un bacione, never give up e alla prossima. Ciao!